Situazione fast, c'è qualcuno che può essere interessato e lo lasciamo. No? Ma vi ringrazio perché è stata veramente importante questa giornata. Grazie. Domenico Foto, chissà quante se cose se non giudici a me, spaccapiede di San Pietro Infine, cresciuto combattendo con i lupi, io mi fermo qua perché se no la stupidaggine mi sa che dobbiamo finire. La verità è che io era un sergente dell'esercito, si sta sempre militare. Quando sono tenuto l'età per fare. Sono stato militare fino a quando si è sfasciato tutto. Io era sergente all'esercito. Io era contento di lavoro che tenevo. Era un bel lavoro. La paga era buona. Teneva una bella divisa. Quando arrivavo ai segni mi rispettavano tutto quanto. Poi si è spaventato tutto. Ancora me lo ricordo. Come se fosse oggi, ottobre 1860, mi hanno mandato ai paesi miei perché andavo a trovare i volontari, ma ormai si era scaricato tutto. Gli arresti erano portati troppo tardi, quello che teneva a fare per difendersi. Io ai paesi miei che poteva fare? Loro oramai non mandavano i signori. Che da quando erano nate erano trovate sempre cristalmente, San Pietro era con la spina, erano fatti tutto quello che gli pareva, in modo che volevano fare, si doveva combattere per la libertà. Io lo sai che la libertà volevano i figli, volevano la libertà da fregare la terra alla povera gente. I figli che erano venuti ce lo mandavano buono, perciò faceva la parte di essi. E intanto erano fuori cinque. Se la razza mia mi disse un uomo fuoco, un motivo ci deve stare, di fuoco si appiccetta, di va a fare la legare non si è da scappare, danno mi ha fatto scappare per un mese di fuoco, danno, proprio si è fatto scappare lì, a loro. Poi quando arriva la banda mia, basta la scoppettata alla campana, e tutti gli spariscono tutti quanti, come ne sorge quando vengono gli altri. Si è fatto scappare tutto quanto, per 10 anni. Però un danno, stiamo raccontando, un danno scappino, e io teneva sciocca che teneva a fare guerra. A me quello che stava succedendo non mi piaceva. Ma io che la donna della Grange, che razzicava per essere a Duzzo, pur loro qualcosa facevano, però stava tutto a finire il fretto burghese. Come io che chiamo. Pare che aveva qualcosa della prima fatta, ma già si cominciava a capire che la cosa non c'erano meglio. Logo, non voleva trascare, ma ci stava lì, voleva specialare, voleva trovare il modo di lavarci in mese, in una maniera o un'altra. I chiamoni di lavare in mese. Ha preso essa attraverso uno spagnolo, si chiamava Tristo. Io sono stato pure lì, ma logo si è fatto proprio niente. Siamo passati in mese con la bandiera, a fare la donata, la marcia, le cose. E so capire che chi le voleva fare l'esercito solo per fare scena, non voleva via a nessuna parte. Il gruppo turista che era detto da spagnolo, un animale, chi gli ci voleva trascare? Non c'era venuto ai piemontesi, c'era preparata una trappola. Scappivo, come un altro scappando, e ci troviamo in un barcarone, ma pure l'ho chiesto a finire malamente. E alla fine, dico, qua, tenga fai, facevo la banda mia 250 persone, e consente la guerra. Ma la guerra può piacere solo a chi non l'ha fatta mai. A me la guerra mi si è mangiata una frate.
se non era la nipote, stava a far morire di fame mamma. E chiaro chiaro, una rubriata se non era tutti i 250 uomini che avevano. Boh, in passato 10 anni siamo rimasti 5. Quando ci è stata rotta. Tutti quelli che siamo aiutati in Pakistan ci hanno lasciato perdere tutti quanti. Perché tu la gente non sei come stanno fatta, no? Vuoi il miracolo di Cristo? Mi piace il miracolo di Cristo, però quando è danno che hanno imparato, la gente devo fare. Tutti quelli che sono andati a mano sopra in Pakistan hanno provato tutto a vendere. I parecchi sono tutti mandati sotto terra, perché sono malati. Io non posso evitare nessuno, perché nessuno è evitare di me. E mi sono detto, noi ci troviamo qua in Cina, e stava sotto a tante di chiglie che prende a Cristiano si arricchite in a me. Gli chiamano Bombarone. E questo ci ha fatto fare un rapimento. E ho organizzato tutto questo, perché sta qua non conosceva niente. Siamo fatti spiriti, cose, questo sta a fare trattative, sta a fare tutto, noi stiamo qua in Cina, non sappiamo niente di quello che sta succedendo. Oggi siamo dati appuntamento che andavamo a parlare. Però io non sono fatto trovare questi appuntamenti, sono mandato avanti. Pochi gli altri è voltato qua in Cina, a quest'anno, qua l'altra volta. Non mi piace, non mi piace un barone. Io sono guardato in faccia e si abbassava le orecchie. E gli domandavo la cosa e si reggerava. Chi si fa qualcosa al capo? Sono detto alla fine, tu mi sei sempre me, cioè vieni qua, cioè vieni alla rotta con noi. E domani mattina vedremo quello che succede. Solo una cosa è fatta. È costata una bella somma di roba da mangiare. Uno sta venendo qua in cima parecchi ore, non mangiavano pochi niente. E sono mangiati. Una cosa che non faccio quasi mai, mi sono fatto pure una bella bicchiere a vino. In mamma sono seduto qua fuori, perché pare che abbiano vino merato in gara. Mi sto pensando veramente una cosa. Con Barone mi hai fregato. E mi sa che non sono morto. Ma sono morto. Non è finito. Ma tu con Barone, pare che abbia una sopporta che non sono. Tu mi devi sempre dare. Tu, notti, mi stai sempre a pensare a me. Tu stai a casa, guarda dalla finestra e non a me. Guarda le tue piante in movita a me. Tu te ne sei io, sciocca. Io non sono morto, mi sei ucciso tu. E ti hanno dato una frega di soldi, uccidi. Ma te ne sei scorto. In muovo, in là da sera, sono ti sopporto. Non mi sei visto a me impostare da una persona a mano, che tu le hai sparato, e sei scappato. Io te lo so dire. Tu te ne sei in propria di sciocca. Non basta i soldi che ti sono dati, i soldi che ti hanno dato un vaccino, te sei comprato tutta questa terra, tutta questa montagna. Io oggi sono venuto qua in Cina a fare la roba di te, ma qua in Cina ti sei dovuto portare 2 braccia, perché tu oramai non stai mangiando più, ti sei andato alla camina, ti reggi alla piedi, ti hanno portato un braccio. Il mo che stai qua in cima a guardare tutta la roba tea, tu con foto non sei seduto, dice cavallo ogni tanto sopra quella la gente. Ma tu un'aquila rossa come questa, non la sei vista mai. Il sangue pare che ce l'ha proprio per te, ce l'ha per te, un'aquila rossa, te sa palancia ancora.
il quando ti sei entrato in moglie, il lavoro, tu vieni la faccia mia, con parole, fredde,